tra le affascinanti montagne del centro Abruzzo, si trova Pettorano sul Gizio, un borgo di epoca medievale, arroccato su uno spuntone calcareo che costituisce da sempre il baluardo meridionale d'accesso alla Valle Peligna. Uno degli elementi caratterizzanti del centro storico è costituito dalle 5 porte di accesso al paese. 6 in origine. Camminando tra le antiche rue del borgo è possibile incontrare una serie di palazzi gentilizi. Dal castello si arriva al palazzo ducale, dimora principale della famiglia feudale che per secoli ha governato il paese. I Cantelmo, attualmente sede del comune e con un cortile interno dove spicca la fontana in pietra tardo rinascimentale, arricchita con decorazioni vegetali. Le piazzole dei Carbonai sono antichi siti di un'attività diffusa su tutta la montagna di Pettorano sul Gizio. Per mantenere viva la tradizione ed insegnare ai giovani un mestiere ormai scomparso, oggi è possibile rivivere l'esperienza degli antichi Carbonai, visitando la Carbonaia, riprodotto all'interno del castello Cantelmo, e assistere quindi alla tecnica di trasformazione della legna in carbone vegetale. Il castello di Pettorano sul Gizio fa parte di un sistema di fortificazione comprendendo i castelli circostanti di Popoli, Pacentro, Raiano, Vittorito, Prezza e Anversa. Il castello ha 6 porte d'accesso. I torrioni cilindrici e il bastione a punta lo connotano come struttura difensiva. Le cortine murarie e le torri sono interrotte solo da piccole feritoie e archibugire. Dal centro della fortezza emerge la torre puntone, che sovrasta di molto in altezza il resto della costruzione, ritenuto più antico del resto del castello, da alcuni studiosi addirittura alto medievale. Fedele alla sua tradizione, Pettorano non ha dimenticato gli anni in cui la polenta era l'unico sostentamento per i lavoratori dei borghi, quindi anche dei carbonai. E ne ha fatto un piatto classico, la polenta rognosa, la quale deve essere rigorosamente cotta nel paiolo di rame e tagliata a fette con un filo. Il borgo è terra di carbonai, briganti e ha la principale via di comunicazione tra Napoli e Foggia grazie alla via napoleonica, strada che Gioacchino Murat, ufficiale di Napoleone, fece scendendo verso Napoli quando con i suoi soldati, insieme alle baionette, voleva portare le parole della rivoluzione. Posto a pochi metri dal Belvedere Escher, luogo in cui il matematico olandese si fermò attratto dalle morbidezze del paesaggio, dal verde profondo dei boschi e dall'aria limpida, per disegnare la sua cartolina da Pettorano, indirizzata al resto del mondo, regalando un paesaggio da favola disegnato tra due parchi nazionali.